Il governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell'attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento e nell'adozione degli atti urgenti. E qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, si ricordano che c'è una Costituzione, quando vogliono. E qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, potrà procedersi all'adozione di decreti legge. Questa è la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a ministri, viceministri e sottosegretari, dove il capo del governo richiama l'attenzione di tutti i componenti del governo sulle necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni. Tra gli atti urgenti sono compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivanti dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica del Covid-19. Il governo rimane altresì impegnato nell'attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del Piano di Ripresa e Resilienza PNRR e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari PNC. Dovrà in ogni caso essere assicurata la continuità dell'azione amministrativa. L'avete capito o ve la devo spiegare? Ve la spiego in parole povere. Nessuno è caduto, nulla è cambiato e nulla cambierà. Pochi giorni fa l'Aula della Camera ha approvato con 345 voti favorevoli e 41 contrari il DDL concorrenza. Tutti i principali partiti, mentre si accapigliano su chi abbia fatto cadere il governo Draghi, restano fedeli e obbedienti al banchiere capo, continuando a governare con lui e votando uniti le sue peggiori porcherie. Il governo del drago c'è ancora, con tutti i suoi partiti che fanno finta di scontrarsi per prendere voti, poi quando si tratta di affari e guerra sono tutti d'accordo. Sono state decise anche le elezioni, in fretta e furia e con una rapidità mai vista da un pachiderma come il nostro Parlamento. Cioè quando hanno già tutto deciso, ci mandano a votare per illuderci che siamo noi a decidere il nostro futuro. Quanti elettori questi partiti riusciranno ancora a imbrogliare facendo credere di essere diversi da quello che sono? Cioè che sono tutti dipendenti da Draghi e dal sistema che rappresenta. Non esiste più la verità. Oggi la verità viene imposta per legge. Se ci pensate, pagano le persone per non lavorare, fanno chiudere le attività che lavorano, ci governa chi non ha mai lavorato ed è una repubblica fondata sul lavoro, dove chi perde le elezioni è al governo e il presidente non è stato eletto da nessuno. Forse non ve ne siete accorti, ma sono passati 870 giorni da quei 15 giorni e ci riabbracceremo. E le pecore sono arrivate alla quarta inutile dose che andranno a fare con la mascherina. Chiedetegli perché. Ma forse ha ragione chi dice che ora non si muore più. Infatti, il Covid-19 prima prendeva le vie respiratorie, adesso prende i coglioni.